Quadribordo! No, non è finita! Quegli idioti tolemaici sono vivi! Salite sulle barche di canne! Fuggite sfruttando la nebbia! Ci penso io qui. Il destino a volte è bastardo, Aya. Goditi la tranquillità, mentre io resto qui... Fuggite, presto! Non badate alle frecce infuocate! Prima della battaglia, noi onoreremo la nostra dea! Non possiamo permetterci di versare altro sangue romano. Meglio non aggirarsi per il palazzo armati. Quindi niente armi? Armati o no, riconosceranno lei. Per una volta forse l'entrata da regina non sarà necessaria. Rilassatevi. Questa dovrebbe essere casa nostra. Non scordatelo. La regina sta bene? Sta bene. E ora? Lasciate parlare me. Per passare dovete essere scortati o avere il sigillo reale. Sono il nomarca di Eliopoli. Queste sono le mie guardie. Portiamo doni dai nostri mercanti. Fateli proseguire con una scorta. Seguitemi. Di qua. L'imperatore tiene molto all'ospitalità. Avete goduto del caldo benvenuto tipico del nostro faraone? Festeggeremo solo quando un'alleanza sarà raggiunta. Il nostro visire e il re ci hanno concesso un trattamento eccellente finora. Purtroppo non posso assicurarvi che il mio imperatore vi riceva. Lo capiamo. Siete un bravo legionario. Sapremo aspettare. Credi che riusciremo a ucciderli tutti? Ma certo. Abbiamo degli dei migliori. Siamo arrivati! Legionari ospiti, riposo. Noi siamo gli inviati a Oriente del grande faraone Tolomeo. Abbiamo doni per l'imperatore. Venite pure. Che portate? Vi aiuto a trasportare quel tappeto? No, vi prego, è un oggetto sacro. Solo chi lo conosce può toccarlo. Chissà quello che ha tra le mani. Fatevi da parte, legionari! Affari ufficiali del faraone! Chi sei? Sembri una auriga dell'ippodromo! Hai indovinato. Dovresti vedermi gareggiare. Il guerriero di Siwa. Prego, di qua.
Posto Dovis. Legionari ospiti, riposo. Resteremo a palazzo finché le trattative saranno concluse. Il mio palazzo è a vostra disposizione, Gary. Si sapeva che avrebbero ucciso Pompeo prima o poi. Pompeo era tuo nemico, Cesare. È stato mio amico. Ma hai ragione, Tolomeo. Occupiamoci della nostra alleanza. Che accade? Perdono, grande Cesare. Portiamo un dono dal faraone, Cleopatra. Faraone? Questo non è un dono. Sono amici di mia sorella. È una trappola. Invece che un delegato, Cleopatra manda un tappeto? Mi domando come siete riusciti a entrare nel mio palazzo. Guardie! Uccideteli! Il mio povero fratello sta tramutando in aceto il vino e riducendo in pezzi il mio regno. Signora, la tua audacia è pari solo alla tua bellezza. Flavio, ti prego. Io posso offrirti quello che mio fratello non ha potuto. Un matrimonio. Un vero matrimonio. Alleati con mia sorella e ucciderò ogni singolo romano ad Alessandria. Hai parlato abbastanza, fratello mio. Fuori, tutti. Verrete richiamati non appena il congresso sarà concluso. Ora voglio sentire entrambe le versioni di questa storia. Potino e Settimio andati. Sono fuggiti. Avrai presto la tua vendetta. Questa è l'occasione per Cleopatra di diventare ufficialmente regina. Se lo diventasse, potremmo colpirli dall'interno e distruggerli. Domani la nostra regina avrà mutato le adulazioni in qualcosa di più. Ci rivediamo domani ai giardini. Oggi avete mostrato il vostro valore. Siete dei grandi magi. Aia, mia cara, grazie per essere venuta. Con il grande Cesare è andato tutto bene. Bene, mia regina. Presto sarete nuovamente sul trono. Sì, sì. Devo chiederti un favore, però. La tomba. Credo che Cesare meriti l'onore di rendere omaggio al fondatore del nostro regno, Alessandro il Grande. Volete stupire la vostra nuova fiamma? La tomba è sigillata, vero? Già, ma per volere di Gaia. Non per il volere del re. Durante i primi giorni del regno di mio padre, un terremoto ha bloccato l'entrata. Forse conosci la zona così bene da poter trovare una via secondaria per entrare. I sotterranei. Vorresti entrare da sotto? Beh, potrei farmi strada tra le cisterne e i canali sottostanti, risalire e tentare di aprire un passaggio nella tomba. Sarebbe la soluzione migliore, ma mi sembra un azzardo. La sorte favorisce coloro che la ignorano. Perlustrerò l'area intorno alla tomba e troverò un modo. Eccellente. Ne sono lieta.